lanciare il Galaxy S5, il nostro nuovo prodotto di punta nella categoria smartphone. Abbiamo per settimane pensato a quale fosse lo scenario migliore, a come ricostruirlo. Abbiamo trovato in Roma, nelle terme di Caracalla, nei fori, uno scenario naturale che fosse sicuramente di design estetico, emozionante e che permettesse di chiamare qui tutti gli sportivi che troveranno in Galaxy S5 un supporto alla loro attività fisica e alla loro attività di fitness. Questo abbinamento con Samsung è un elemento molto positivo, come vedete c'è un'area molto importante con anche qualche cosa in più rispetto alla semplice attività sportiva. Noi dell'Axi, che siamo gli organizzatori di questo evento da 16 anni, siamo ben lieti di essere riusciti a trovare questo partner così importante di livello mondiale, non solo italiano. Qui sono presenti quest'oggi anche il presidente di Samsung Italia, l'ambasciatore coreano, ciò significa che effettivamente questa manifestazione è una manifestazione che attira e che riesce a recuperare attenzione da molti punti di vista. Questa è un'attività molto bella che ci ha fatto piacere organizzare insieme al CONI e al presidente Malagò. Vedete qui in giro ci sono numerosi atleti, ognuno di questi atleti si prende cura di una parte del villaggio, chi fa giocare i bambini, chi fa vedere chi aiuta i nostri ospiti nelle attività fisiche, nella preparazione, e chi invece semplicemente collabora con noi nel dimostrare quanto sia powerful e quanto sia tecnologico il Galaxy S5. Tutto questo porterà oggi una giornata soprattutto orientata alla famiglia, al divertimento, all'intrattenimento, concerto musicale questa sera e domani mattina corsa di 13 km e di 5 km per chi invece non vuole essere competitivo. No, non sono nuovo allo sport, non sono nuovo alla vicinanza con l'Appia Run, è una festa di sport ormai importante, sono 16 anni, quest'anno si arricchisce di un momento più importante, anche di una grande sponsorizzazione internazionale. Ci auguriamo che non sia solo l'avvio di un rapporto con Roma Capitale. Domani sarà una grande festa di sport, unita oggi con momenti anche di divertimento e di cultura. Pertanto un bel abbinamento che speriamo si ripeti nei prossimi anni. Samsung si è dimostrata disponibile su due fronti. Uno, quello di contribuire a rimettere in piedi le strutture sportive, le attività sportive, le attrezzature sportive di questo stadio, lo stadio Nanno Martinini delle Terme di Caracalla a Roma, e questo per noi è stato un gesto molto molto importante e apprezzatissimo, perché questo è forse lo stadio di atletica più bello del mondo, visto il contorno in cui sorge, e c'è bisogno ovviamente che sia seguito e curato. La seconda cosa è che hanno deciso di donare una Samsung School, cioè una sorta di classe digitale, ad una delle scuole di Roma, delle scuole medie di Roma, che soprattutto hanno voluto aderire alla prova non competitiva dei 5 km. Questo è un altro segnale molto importante rispetto alle giovani generazioni. Da oggi insieme al Galaxy S5 lanciamo
il Galaxy Fit, che è un prodotto wearable che permette appunto un orologio che permette di essere connessi allo smartphone e di rilevare anch'esso il battito cardiaco, di essere connessi allo smartphone con tutte quelle che sono le comunicazioni e non solo le attività, diciamo, di fitness, ma anche avere sempre al polso tutto quello che il nostro telefono riceve. Per me più che altro non solo per correre, perché non posso andare a correre ogni giorno, però conto passi più che altro, almeno lo so che sto facendo tutto il giorno, sì. Qualcuno come me, che io sono, ho fatto 23 anni nella mia vita, beh, movimento, credimi, bisogno almeno arrivare, non stesso livello, però almeno lo so che sto facendo, perché veramente si sente male che non fai niente, però giustamente la mia vita è cambiata, c'ho due bambini, c'è lavoro, sono sempre in macchina, o tra Milano a Roma, perché arrivi a Firenze è una cosa difficilissima, allora è bello per vedere se sto facendo qualcosa il giorno. In tutti gli sport, si va sempre più verso il professionismo, quindi l'assottigliamento delle prestazioni è il massimo, e anche noi come altri sport facciamo molto uso di tecnologia, che sia dalle misurazioni ai rilevamenti fisici a proprio all'aspetto tecnico dello sport che pratichiamo, quindi è un'evoluzione, come tutte le evoluzioni siamo sempre dietro la tecnologia. Samsung, il Galaxy S5 ti dà questa possibilità, ti dà la possibilità di unire appunto la tecnologia a quello che può essere invece l'attività sportiva attraverso delle applicazioni, attraverso comunque tante di quelle funzioni che una volta non si avevano e che invece oggi sono di fondamentale importanza per chi comunque fa attività fisica, maggior ragione per chi ha una certa età come il sottoscritto, che ha bisogno di tutte le informazioni per poter tenere sotto controllo il proprio corpo, il proprio cuore. Io utilizzo sempre il telefono durante il mio allenamento, perché io utilizzo le applicazioni All Countdown anche nei miei video tutorial, quindi secondo me è fondamentale, cioè nel senso è inutile avere 2400 apparecchi, mentre con un apparecchio del genere puoi avere tutto. Questo telefono monitora direttamente i battiti sia da questo che da questo, quindi è fondamentale. Poi insomma, questa cosa che hanno detto, che magari per una persona che non si allena è banale, ma avere un apparecchio che non si rovina con la polvere e con il sudore è fondamentale, perché sennò veramente i telefoni li butti, non li puoi utilizzare sennò. Quindi per me è un alleato da sempre, cioè in realtà avevo già un Samsung, diciamo, dai, non voglio fare però con questo apparecchio sicuramente è molto più facile per me fare le mie lezioni, insomma. Non ci sono limitazioni, poi le applicazioni sono milioni, quindi puoi scegliere quella che si adatta di più alla tua attività, no? Quindi sì, si può adattare. Voglio dire, hanno delle funzioni veramente che sono tantissime, quindi si può applicare a tutto, decisamente. Portare lo sport per tutti, come lo possiamo dimostrare domani, è sicuramente un motivo di orgoglio, credo, per chiunque, per la città, per un marchio importante come Samsung, e quindi speriamo che domani sia uno spettacolo, un godimento che possiamo provare tutti insieme. Non c'è professionismo, quindi non io faccio scherma, mi ci metto in una corsa che non è proprio il mio sport, però l'importante è stare insieme con la gente, a contatto con il pubblico, e questo credo che sia poi un messaggio positivo per lo sport in generale. Lo sport in generale fa bene praticarlo anche a bassi livelli, ma l'importante è farlo. Siamo in Roma e in mezzo alle pubbliche storiche, che vuoi di più? Contentissimi, e speriamo che ovviamente tutto domani vada al meglio. Abbiamo quasi 7.000 iscritti e quindi siamo ben felici di poter donare una giornata di sport e divertimento a tutta la città di Roma.
Domani correrò, mi faranno correre, sì, mi tocca, non sono un grande corridore, però qualcosa farò. Ma non ho capito dove correrò, però so che mi toccherà fare 5 km, che sono un'eternità, sono. Ma sai, la preparazione è completamente diversa rispetto al nostro sport. Il nostro è scatti, trasformazioni, pesi e trasformazione, è invece una corsa duratura di 13 km, 12, quello che è veramente impegnativa, hai peso 90 kg, quindi non è il mio massimo, ma cercherò di dare il meglio e vediamo cosa succederà. Appia Run, che oggi è sponsorizzata da Samsung, con una Run 5, Run 5 praticamente, per me è come se fosse già una maratona, perché già 5 km sono tanti, ma domani sarò qui, presenzierò, non so ancora se correre o meno, perché mi sa che c'è gente che va molto più forte di me. So benissimo queste tipo di manifestazioni, organizzate sempre al meglio e sono veramente importanti. Spero di dare il mio contributo, io darò il meglio, anche perché sono in lotta con i miei colleghi sportivi di domani, non corridori, quindi non voglio fare brutta figura, voglio fare una buona figura.